c'è spazio nel mille proroghe, visto che la strada sembra sbarrata. È meno per come, quella soluzione è come l'energia nucleare. In tanti sono a favore, in tanti sono contro. Ovviamente ci sono degli aspetti da considerare sull'economia, ma anche sui conti pubblici. Come vi ho detto, il richiamo alla radioattività non è casuale. Vediamo, stiamo monitorando. Ministro, sul fatto quindi pensa che non chiuderete nemmeno questa settimana? Ci sono, sembrava l'altra volta che ci fossero stati dei passi di avvicinamento? No, abbiamo fatto dei passi in avanti, l'ho detto e lo ribadisco. Siamo arrivati alla soluzione? Probabilmente no, c'è ancora tanti aspetti in qualche modo da chiarire, quindi bisogna, un patto che duri 10, 15, 20 anni deve valutare tante cose, quindi se c'è da aspettare ancora un po' non è neanche male. Ma l'Italia è pronta a mettere il veto in caso di un accordo non favorevole? L'Italia valuterà tutti i mezzi che ha a disposizione per fare gli interessi nazionali. Dopodiché altri partono da posizioni di vantaggio, anche la Germania può mettere il veto in modo che rimangano le regole attuali, visto che per loro vanno bene comunque. Quindi, l'ho detto prima, ci vuole responsabilità e senso del momento. Quindi metteremo la firma se sarà nell'interesse del Paese.